Il deputato Rosanna Conte è nata a Rimini, la vicinanza al settore del gioco dimostrata ormai dopo 3 anni, insomma, un record di presenza anche per un politico di livello europeo, quindi il settore ringrazia. E qual è la sua opinione in questo particolare momento storico in fase di riordino, di riforme molto importanti per il settore del gioco? Ritengo che sia importante su tutto che la politica sia collegata col territorio e con le nostre piccole e medie imprese, che sono il motore trainante della nostra economia. E in questo caso si parla di, sono qui stata invitata da SEPAR, dove sono un'associazione di piccole e medie imprese che devono assolutamente essere tutelate per la continuità e aiutate, accompagnate anche da un punto di vista burocratico, la sburocratizzazione di supporto, perché devono in qualche modo sopravvivere a quella che è la nostra economia. Per cui ritengo che la figura politica debba in qualche modo essere collegata e cercare di, per quello che è di competenza e fare rete ovviamente, portare a casa dei risultati anche per questa nostra attività, è fondamentale. D'altronde sono imprese che hanno un gettito erariale importantissimo nei confronti dello Stato e sono le prime a tutelare la legalità nel gioco. Quindi non comprendo perché non dobbiamo aiutarli. Questo è una cosa che ritengo fondamentale. Com'è percepito in Europa il settore del gioco? Noi viviamo anche le fiere estere, c'è una grande professionalizzazione, un settore molto maturo. In Italia ancora visto forse un po' con un lato oscuro. Qual è, ha avuto un po' una percezione? Sì, allora in Italia il problema è che ci si fa confusione tra giochi in denaro, giochi in ludopatia, quindi il problema della ludopatia. Gli altri stati sono un po' più aperti, sono un po' più organizzati, ma sono fiduciosa che piano piano arriveremo anche da noi. Anche grazie a lei. Grazie. Mi raccomando, il mio impegno io lo terrò anche per il 9 giugno in poi. Grazie. Grazie mille.